Bene, eccolo qui, ecco Martin Luther King. 50 anni fa quest'uomo fu ucciso a Memphis, città più importante del Tennessee, la capitale è Nashville. Venne ucciso mentre si preparava ad organizzare un'ennesima marcia contro il segregazionismo razziale, razzista negli Stati Uniti. Venne ucciso in maniera brutale, ovviamente assassinato come fu per John Fitzgerald Kennedy, come fu per Robert Kennedy, e lì si aprì una stagione tristissima, incredibile di sangue che attraversò tutti gli Stati Uniti, di manifestazione di rabbia del popolo nero per la morte di quest'uomo che molti, molti hanno accomunato al Mahatma Gandhi, per la sua incredibile, strenua forza di raccontare la voglia di pace, la voglia di libertà, la voglia di eguaglianza. Questi sono i tre temi fondamentali dell'eredità di Martin Luther King. E oggi appunto si ricordano i 50, domani si ricordano i 50 anni. Avete visto che nessun giornale italiano, se non Il Dubbio, ha ricordato questo fatto. Allora, ci sono due temi. Poi ci andremo a vedere il discorso più bello. Più bello fatto da Martin Luther King. Il discorso su Martin Luther King, 50 anni dopo, direte: beh, è una celebrazione. No, non lo è una celebrazione, perché gli Stati Uniti hanno avuto 8 anni di Obama, di un presidente di colore. La classe media nera di colore degli Stati Uniti sta sicuramente molto meglio, è riconosciuta, è rispettata per molti versi negli Stati Uniti, non ci sono più i cessi separati. La prima volta che andai negli Stati Uniti c'erano i cessi per gli uomini, le persone di colore e i bianchi. Sull'autobus c'erano i posti riservati solamente ed esclusivamente per gli uomini di colore e guai se un bianco ci si metteva sopra perché veniva additato come personaggio sospetto e guai se un nero si metteva al posto dei bianchi. Tutto questo fortunatamente non esiste più. I campioni dello sport sono celebrati, osannati, amati negli Stati Uniti, ma c'è una riflessione da fare per il razzismo che sta avvenendo in Europa, no? Per il razzismo e questa voglia di segregazionismo, di separatismo che spesso vediamo sempre di più negli Stati Uniti. Allora c'è stato un cambiamento, evidentemente, no? Tra gli Stati Uniti che in 100 anni hanno aperto, dopo l'assassinio di quest'uomo, una riflessione profonda sull'evoluzione, sui cambiamenti, sulla necessità, come dicevo, di libertà, di pace, di eguaglianza, e invece in Italia e in Europa spesso siamo costretti a ritornare indietro senza un approfondimento, senza una riflessione seria. Bene, allora intanto vediamoci questo discorso di Martin Luther King. Siamo qui, proprio dove è questa foto, siamo a Washington, eh? Washington, il 28 agosto del 1963, il discorso passa sotto il nome storico di I have the dream, cioè ho avuto un sogno. I say to you today, my friend. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, "My country, 'tis of thee." Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's cry. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last." Ed è il discorso di Martin Luther King, "I have the dream", che però e poi è passato anche alla memoria come "lasciate suonare la libertà", ed era, come dire, un invito, un monito a tutto il mondo, non solamente agli Stati Uniti.